Questa volta sono stata alla PAM. Incominciamo subito con lo svuota la spesa. Mi sono già messa tutto sul tavolo, così non faccio il sali e scendi, sali e scendi. E cominciamo dai surgelati, così al volo li metto via. E ho preso i gelatini, gelati biscotti, 6 biscotti Smile, gusto vaniglia, zabaione e cacao. Praticamente tipo cuccioloni, però a marchio PAM. Poi, sempre a marchio PAM, i filetti di orata, surgelati ovviamente, perché è più pratico il pesce surgelato. E poi 4 crepe, eccole qua, tipo sofficini, formaggio e mozzarella, gustoso anche in forno, però io queste le faccio in padella perché si fa prima ed è più pratico. Poi andiamo avanti con le zuppe fresche, quelle della DMDC, queste adesso che arriva la fredda stagione le prendo perché sono pratiche, la zuppa toscana e la zuppa con il farro e le verdure, in microonde in 2 minuti e passa la paura. Poi una busta di insalata, eccola qua, 250 grammi, questa sempre della linea PAM ed è la iceberg, il cuore di iceberg, quella più croccantina. I dadi da brodo, quelli della Ferioli, che è il migliore in assoluto in commercio, insomma. Per il pistombrillo uno spazzolino, molto morbido, dalle setole molto morbide, perché il dentista gli ha consigliato questo tipo di spazzolino. E allora cosa fai? Lo prendi. Allora, poi andiamo avanti con gli yogurt. Adesso abbiamo preso la fissa degli yogurt Yomo, ma sono di una bontà infinita. Sono cremosissimi, densissimi, e più di quelli della Müller. Sì. Allora, ho preso Yomo al miele, Yomo agli agrumi, poi ne ho presi 2, eccoli qua, al malto. Questi sono, come dice il pistombrillo, fantasmagorici, proprio wow, da paura. E per il pistombrillo, questo solo per lui, lo Yomo con ciliegie e amarene. Poi ho preso, passiamo un attimo alla frutta, dell'uva, l'uva bianca, questa è quella senza semi, e mi servirà poi soprattutto per fare una ricettina dolce. Il mango, questo dove lo trovo prendo perché ci piace un sacco, ovviamente le banane, eccole qua, e poi una bella rete di arance. Queste qua però le farò spremute perché sono un po' durette queste, arance Valencia, olè. Non sono ancora le nostre, adesso le appoggio qua, non sono ancora le nostre queste, però io aspetto le tarocco. Le tarocco secondo me sono le migliori in assoluto, ovviamente il mio gusto personale. Poi andiamo avanti con la ricotta, quella della Granarolo HD, quella ad alta digeribilità senza lattosio, ovviamente le uova, eccole, 100% italiane e uova da allevamento a terra, così le galline sono più felici. Poi formaggio a fette, questa è una confezione da 150 grammi ed è il Tilsiter, non so come si dice, l'ho letto come scritto, insomma, però vabbè, insomma, formaggio a fette. Poi 2 mozzarelline, eccole qui,
anche loro della linea senza lattosio, della semplici e buoni, della PAM, insomma, la linea PAM. Poi un succo, ovviamente, all'albicocca. Questo non l'ho mai preso, PAM, eh? No, quindi il pistombrillo poi mi dirà se gli piace o meno, perché anche lui ha tutte le sue fisse. Poi ho preso la bevanda di riso e ho controllato negli ingredienti che non ci fosse l'olio di girasole, perché spesso nelle bevande vegetali, oltre all'acqua e la percentuale di riso, avena, insomma quello che è, ci aggiungono sempre l'olio di girasole. No, dopo mi trasformi tutto e non va bene. Qui invece è la bevanda di riso, acqua, riso biologico e olio di riso. Ecco, quindi è una vera bevanda di riso. 100% vegetale, naturalmente senza lattosio, senza glutine e zuccheri aggiunti. Ok, voglio provare a fare una tortina con questo. Poi due sughi, uno al basilico, eccolo qui, e uno alla bolognese. Questo mi ha incuriosito perché c'è scritto bolognese e mi ha incuriosito, l'ho voluto prendere. Poi il pistombrillo mi dirà se è buono o meno. Poi ho preso lattime, eccolo qua, con 20 miliardi di probiotico L-casi, ok, sono 6 bottigliette, insomma, da bere a colazione al mattino. Poi andiamo avanti con un rotolo di pasta sfoglia, che però non ho capito se è rettangolare, se è rotonda, boh. Non c'è scritto, però lo scoprirò quando l'aprirò. Ok, questa è anche vegan alla fine. Leggendo adesso al volo gli ingredienti, quindi va bene per tutti quel tipo di sfoglia lì. Poi mini filetti di pollo, eccoli qua. E poi li farò a bocconcini. Poi della salsiccia in cubetti, che mi è venuta voglia di fare la pasta con salsiccia, funghi e panna, che per me è un ottimo abbinamento. Poi della pancetta affumicata, eccola qua, anche questa è una confezione piccolina da 100 grammi, la salsiccia 120 grammi, sì, un po' più grandina allora. Poi una busta di grandi raghi, formaggio grattugiato, dei grissini, eccoli qua, i grissini torinesi, questi sono grissini stirati integrali, eccoli qua, e sono divisi in monoporzioni, così non si fuffano tutti quando li apri. Poi ho preso delle merendine della linea PAM Panorama, e delle crostatine cacao e albicocca, ed erano in offerta. E poi i muffin al cacao, eccoli qua, che sono senza burro, quindi sono già delle merendine più leggere, preparati con uova fresche, yogurt e cacao. Eccoci qui. Poi delle peschine buone, poi questo ombrillo le adora queste, sì, ne va matto. Delle orecchiette integrali, eccole qua, pasta fresca di semola integrale di grano duro, e questa è una busta da 250 grammi, sì, quindi due porzioni. Ok, poi per avere un piatto di pasta pronto quando non si ha voglia di fare nulla, dei ravioli ripieni di zucca, una confezione da 250 grammi, anche questo è per due persone, sì, sono due porzioni.
poi un po' di affettati, abbiamo quasi finito. Allora, del salamino, eccolo qui, ok, questa è una busta da piccolina, da 80 grammi, e poi del prosciutto cotto, questa è una busta da 120 grammi, e del crudo 90 grammi, eccoci qua. Poi ho preso del carpaccio, eccolo, sono carpaccio sì, di bovino adulto, e erano in sconto, se vedete, in sconto 30% alle casse, solo perché ha la scadenza a breve, ma chi se ne frega, non ce lo facciamo subito e abbiamo risolto il problema. Poi delle cotolette, eccole qui, di petto di pollo, con filetti di pollo, anzi, 300 grammi, carne macinata di pollo, 100% italiana, no glutammato e no olio di palma. Pronte in 3 minuti, io le lascio un po' di più perché al pistombrillo poi gli piace la panatura bella sbruciacchiata. Ok, poi le liquirizie, ecco, adesso non ne possiamo più fare a meno, delle rotelle, della carta igienica, eccola qua, e dello Scottex, insomma la carta da cucina. Voilà, abbiamo finito? Sì, abbiamo finito, per un totale di non mi ricordo più 86,85. Qui tira un gran vento, mi ha stufato sto vento, però va bene il fresco, va bene tutto, ma il vento no, va bene la pioggia, tutto quello che vuoi, ma il vento no, è da una settimana che c'è vento, basta. Ok, vabbè, detto questo, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi come sempre per l'attenzione, ciao ciao!